Bastardi, oggi facciamo insieme a Stefanello, che è qua, facciamo la Kubi by Hot Chig. Hot Chig. Ed eccoci qua ragazzi con la Kubi by Hot Chig, un prodottino che è già parecchio conosciuto nel web, ma noi non avevamo ancora avuto modo di provarlo. Intanto che vi faccio l'unpackaging, qua a lato il geccone vi mette la tendina. All'interno della confezione trovate un manuale utente, un biglietto da visita che dice di iscriversi al loro fan club, certificato di garanzia, pod, cavo USB per la ricarica, un'altra coil di scorta e poi una costudietta, il cavetto per appendersela al collo. All'interno, come vi è scritto sulla descrizione, vi trovate due resistenze, adesso ve la mostro anche sul manuale, appunto due resistenze da un 1M4 e un 1M8. Recentemente il produttore ha fatto uscire le testine a mesh, che sono diverse e ve lo potete accorgere dall'interno, perché se guardate in controluce la coil all'interno della capsula è totalmente diversa. Non vi so dire da quanti ohm sia questa nuova resistenza a mesh. Io gli ho installato quella che vi era già installata all'interno della pod, una pod molto molto carina. Bene ragazzi, ci vediamo con la metà stapelata per la prova di svapo. Bene cacciari, come avete potuto vedere dalla visione dall'alto, c'è poco da vedere, è una pod con una pod bellina, con una testina che gliela facciamo vedere una prestina pre tutta, ci è andato tra l'altro quella tutta da cacciro, perché probabilmente ci hanno visto il tipo mi ha visto, mi ha riconosciuto, è roba da cacciro, quindi se non so se riuscite ad apprezzare la cacciraggine di questa podina. Vabbè, veramente bianca piccola, con gli engraved argentati. Inga. Allora è alta come il mio dito, capacità 1ml7, batteria da 550 mAh. Automatica, cacciri. Automatica. È una podina che pesa poco. A me vi piace. Danno il laccetto dove potete inserirla e attaccare e appenderla al collo. Non abbiamo ancora steccato da quando abbiamo inizializzato la coils. Vi ricordo che ci stiamo provando l'Ira di K Flavor, che è un sintetico tabacco, fave di cacao e whisky. A 3 di nicotina e qua lit è inesistente. Allora, un pelino c'è, ma l'aroma c'è, come aroma c'è, però ovviamente essendo una pod, l'ira è fatto a 3 di nicotina, non si sente. Per una pod del genere bisogna andare dai 6 agli 8 in su, secondo me. 3 tiri di fila, non ha steccato. Sì. Devo dire che la resistenza funziona bene, a me le podine sapete che mi piacciono un po' rispetto a qua al cacirro, quindi a me piacciono, questa qua è carina, molto cacirrosa, si ricarica con l'USB. Prodotto veramente veramente eccezionale, allora sì, devo dire, promosso pienamente a livello di flavor, perché il liquido esce molto molto bene. Non ho avuto modo ancora di provare la coil a mesh che ci ha dato. Sì. E quindi credo che quella vada bene, vada ancora meglio. Peccato che purtroppo io non ci ho messo un liquido ad alte gradazioni di nicotina e quindi si sente poco lit. Penso che comunque io che svapo a 3, mettendoci dentro un 6 o un 8, qui lit l'avete bello. La batteria sicuramente non vi durerà tutto il giorno, perché 550 mAh, perché è una box, è una pod bastarda, quindi però nel senso durerà quello che deve durare, però nel senso piccolissima, veramente piccola, leggera, si riesce a tenere come una sigaretta, guarda un po', prova, un po' pesantina. No, va bene, va bene. Se lo dice il cacciero qua, va bene. Kubi, si chiama Kubi, se l'avete provata diteci qualcosa sotto nei commenti, devi dire qualcos'altro. Ragazzi, adesso ho fatto una tripletta, sì, tutta una dietro l'altra, non ha steccato. No, steccato. Favolosa. No. Sì, le testine funzionano bene. Se vi piacciono questi oggettini qui, sì, è una concorrente della Minifit. Sì, il magnete non mi sembra molto duro, però tiene. Cioè, nel senso, se fate così non si stacca, perché comunque è molto leggera. Se fosse la batteria, se fosse un po' più pesantina, sicuramente si staccherebbe. Allora, io gli do un bel 8, perché comunque è un prodotto fatto bene,
il flavor viene fuori molto molto bene. Appena potrò provare l'acqua della mesh avrò secondo me un risultato superiore. Provatela, diteci qualcosa sotto nei commenti se l'avete già provata bene, se non l'avete provata provatela, googlatela da qualche parte se la volete acquistare, perché non sappiamo dove potete acquistarla, o andate sul sito Hot Chig. E basta, non vi diciamo più niente, vi diciamo solamente di... Se volete un prodottino easy, sì, super portatile, con poco sbattimento, è una meraviglia. Firmate la petizione e seguiteci su Instagram, perché sennò siete dei bastardi. Con l'ultima svapata di Stefanello, qual è l'obiettivo? Certo, se lo dice da solo. Ci vediamo al prossimo video. Va bene, ciao. Always puts me first, yeah. And I know I've been around, but I swear you got the best on earth. Yeah, yeah, yeah. I got drip on the floor and it's getting nasty, yeah.